Ciao, io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine un po' particolare perché insegno alle donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, le insegno a migliorare la loro autostima, ma anche a sentirsi bene con il loro corpo senza pensare a tutti i giudizi che ci vengono dall'esterno. Oggi però è venerdì e il venerdì vi parlo di un argomento un pochino diverso e oggi vi racconterò della dislessia, la mia dislessia. Se non sei iscritta a questo canale, mi raccomando fallo perché parlo tutte le settimane di forma del corpo, di geometria dei vestiti e tutto quello che ci serve per aiutarci a vestirci meglio. Il venerdì però ogni tanto decido di trattare un argomento che secondo me è importante, che in parte mi riguarda e che comunque ha cambiato la mia vita e anche l'immagine che io ho di me stessa. La premessa è che non sono un insegnante che si occupa di disturbi dell'apprendimento, ma sono una persona dislessica. Una persona dislessica che è andata a scuola negli anni 90, quindi adesso non parlerò di tecnicismi, di differenze tra dislessia, disgrafia, questo, quell'altro, perché non è importante. È importante, secondo me, spiegare a chi non lo sa che cos'è la dislessia per una persona che è dislessica e spiegare soprattutto a tutti, anche i dislessici e le dislessiche, che non è un limite, non vi impedisce di studiare, non vi impedisce di laurearvi con lode come me in una facoltà molto difficile, ma porta comunque un po' di difficoltà sicuramente. Questo lo prometto perché ci sono adesso per fortuna un sacco di insegnanti specializzate in queste cose. Quando c'ero io a scuola non si sapeva neanche che cos'era. Io per fortuna, visto che lo era anche mio padre e mio nonno e mia zia, perché a quanto pare è una cosa genetica, mia mamma mi ha spiegato che lo ero quando avevo 6 anni, ha capito mia mamma che lo ero. E quindi abbiamo potuto dire agli insegnanti il motivo per cui io non sapevo ancora leggere e scrivere da 6 anni e gli insegnanti non sapevano neanche di cosa stavamo parlando, ok? Quindi mi è andata bene perché la mia famiglia me l'ha sempre detto, ha affrontato il problema subito. Poi mia mamma è insegnante all'università di chimica e mio padre ha lavorato in medicina, quindi è una cosa che non pregiudica lo studio, ma mio padre è stato rimandato di storia a scuola e di solito di storia, almeno negli anni 50, se venivi rimandato era perché non studiavi, invece lui poveretto non riusciva a leggere e quindi non ricordava perché. Vabbè. Entrando nello specifico, cosa ha significato per me essere dislessica e come è che funziona il cervello di un dislessico rispetto alle parole e rispetto ai numeri. Così è come funziona il mio di cervello, perché sicuramente ci sono diversi gradi di dislessia e diverse persone che magari con certe tecniche si trovano meglio e con altre no. Però sicuramente è importante capire che bisogna esplorare altre tecniche di apprendimento che non quelle tipiche degli anni 90, cioè leggi 3 volte e poi ad alta voce e poi la sai. Manco guai, ok? Manco al liceo. Manco guai credo che sia una cosa genovese. Quindi io sono andata a scuola a 6 anni, io compio gli anni a settembre, quindi sono andata a scuola giusta, diciamo, non in anticipo, non in ritardo, e non riuscivo ancora a scrivere. Mia mamma si era messa a cercare di insegnarmi, ho ancora i quaderni in cui mia mamma mi disegnava, mi ricordo l'osso, non so se c'erano altre parole, però c'era questo osso disegnato e sopra, sotto c'era tratteggiato la parola e io dovevo ricalcarla e l'ha fatto con qualche altra parola. E io non riuscivo a scrivere, non riuscivo a leggere. Cioè, il mio problema era che proprio, cioè, io non riuscivo, e non riesco ancora adesso, a leggere le lettere una in sfila all'altra e metterle insieme e farne una parola. Io riconosco la forma della parola. Quindi,
nel momento in cui io leggo tanto, io ho letto tantissimo nella mia vita, amo leggere, amo scrivere, sono riuscita a compensare questo problema perché ho imparato, il mio cervello riconosce un sacco di forme di parole. Vi faccio un esempio molto, molto stupido, ma che rende l'idea. Quando si tratta di un nome di una persona, soprattutto di un nome straniero, me ne ero accorta leggendo Delitto e Castigo al quarto liceo. Io leggo il libro e mentre leggo mentalmente vedo la parola del nome del tizio, che è anche molto lungo e complicato, ok? E so chi è, no? Cioè, mettiamo che lì c'è scritta una roba e io so che quello che è quel tizio lì. E poi c'è un'altra parola che è diversa, simile, perché i nomi sono tutti lunghi e complicati. Io so che è un altro tizio, ma se mi chiedono come si chiama non lo so. Perché io non ho letto, ho la forma della parola. Il tizio è quella forma lì. Quindi per dirtelo devo andare lì e leggerlo come se fossi una di, probabilmente prima elementare, adesso, mettere insieme le lettere e poi leggere l'insieme. Motivo per cui faccio tanta fatica a imparare una lingua straniera. L'inglese se lo so abbastanza, nel senso che riesco a leggere in inglese, a scrivere in inglese con qualche errore, ovviamente a parlare in inglese con molti errori, ma ascoltare l'inglese e capire bene. Però qualunque lingua straniera è molto difficile e qualunque parola nuova è molto difficile per me e soprattutto le lingue che hanno quelle parole molto lunghe e composite, tipo il tedesco, l'olandese, faccio molta fatica. Un motivo per cui, è questa cosa che i dislessici riconoscono più la forma piuttosto che la lettera associata al suono, eccetera, ma più la forma dell'insieme della parola, è il motivo per cui si dice leggi fischi per fiaschi, no? Perché io, se leggo una parola che inizia per una cosa e finisce per un'altra, molto spesso cerco di indovinare l'immezzo senza leggerlo realmente. Se la forma dell'immezzo è tra l'altro simile, molto spesso mi sbaglio. E ovviamente più si va avanti, più si legge, meno questa cosa capita. Ma capita ancora. Allo stesso modo non si riesce a ritrovare gli errori di ortografia, di disattenzione che si sono fatti scrivendo. Scrivendo con la tastiera vi capiterà spesso di invertire due lettere. Non credo che sia una cosa della dislessia. Andando veloce spesso capita di invertire due lettere, no? Ma io non riesco a rivedere questi errori. Per farlo devo mettermi a fare lo spelling con una lentezza incredibile. Motivo per cui sul blog ho una persona che mi corregge i post. E le newsletter e le cose, diciamo, un po' più importanti. Motivo per cui ogni tanto trovate degli errori nei testi che scrivo su Instagram o magari qua sotto. Succede, ok? Poi veniamo al fatto della gente che ti fa notare gli errori. Poi ne parliamo. Quindi così è come funziona il mio cervello. Ovviamente ho imparato a scrivere, a leggere, piano piano. Ricordo che il primo libro che ho letto è stato Il gatto con gli stivali, storia che odio ancora adesso, perché ricordo la fatica di quel libricino che abbiamo ancora arancione, che io cercavo di leggere, c'era il disegnino e la scritta sotto, io cercavo di leggere e facevo una fatica veramente, veramente incredibile quanto lo odio. Però poi alla fine ho imparato a leggere e leggere, per fortuna, mi è piaciuto da morire. Io ho sempre letto tantissimo e questo mi ha aiutato tanto. Ho avuto anche un'amica quando ero alle elementari medie che leggeva moltissimo. Io praticamente leggevo i Gaia Junior. Sapete che c'era quella fascia di Gaia Junior che dicevano sotto gli 11 anni, io li leggevo a 12, no, quelli sotto gli 11 anni. Leggevo sempre un po' più tardi i libri di fascia di età, però leggevo tanto. E questo è veramente importante. Scrivevo anche tanto e questo è molto importante. Ho fatto errori di ortografia, faccio ancora errori di ortografia, però soprattutto facevo tanti errori di ortografia perché per me era molto difficile scrivere una parola sentendola.
Quindi, per esempio, mi ricordo che molto spesso scrivevo rappresentazione. Non so se vi ricordate che negli anni 90, sotto nei problemini delle elementari, c'era la parte di rappresentazione e dovevi disegnare tipo 7 più 8, le mele, le pere, quelle cose qui. E lo scrivevo molto spesso con le doppie sbagliate. Aggiungiamoci poi che parte della mia famiglia è di Spezia, dove a volte non si dicono bene le doppie. Non aiuta, però sì, dialetto, non si dicono le doppie. Però il problema era proprio che io a suono avevo difficoltà a riscrivere, ok? Scrivevo fu, cioè nell'esame di terza media ho scritto fu con l'accento, ok? Questo adesso non sarebbe giudicato ignoranza o... Non sempre, però da quello che ho come informazioni, ecco, per tante persone con cui ho parlato, che hanno figli o comunque sono persone che lavorano in questo campo, ormai questo tipo di errore in una persona dislessica, che adesso si fa certificare, non è più riconosciuto come il fatto che sei poco intelligente, non studi, sei ignorante, sei scemo. Allora sì, negli anni 90 io ho fatto... l'esame di terza media nel 97, mi sembra, negli anni 90, sì, cioè, assolutamente, cioè, ricordo che mi era stato sconsigliato di fare il liceo, io ero bravissima in matematica, sono sempre stata super portata in matematica e comunque ero anche una bambina molto intelligente, perché la cosa che di solito ha un dislessico è che ha una memoria visiva molto buona. Questo perché sennò non si riconoscerebbe le forme delle parole, l'allena, perché sennò, cioè, insomma, è anche un po' una cosa di sopravvivenza. E quindi io ero veramente molto molto brava di matematica e comunque andavo bene a scuola, ecco, avevo questa difficoltà, andavo bene, no? È come, sì, io studio, sono brava a ginnastica, però ho un ginocchio che non funziona e quindi non riesco a scalare la pettica perché ho un ginocchio che non funziona, no? Non perché sono scema, non voglio farlo, ok? E quindi mi avevano detto di evitare il liceo, avevano detto ai miei genitori di evitare il liceo. Per fortuna io vivevo in una famiglia dove la dislessia si sapeva cos'era. In una famiglia che comunque sapeva quanto era difficile studiare con la dislessia, perché mio padre appunto si è laureato in medicina, e immaginate cos'era studiare i tomi di medicina, ok? E mio padre studiava con un compagno che leggeva ad alta voce, quindi lui guardava il libro, l'altro leggeva e lui seguiva col dito, quindi ha avuto molta facilità in questo modo. Io, al contrario, invece studiavo scrivendo, cioè io... Scrivevo tutto, mi rifacevo gli schemi, per me è sempre stato quello il modo di scrivere, nel momento in cui scrivo mi ricordo, sempre, anche adesso. E l'ho fatto a ingegneria, lo facevo verso la fine del liceo quando ho imparato. E quindi il fatto di venire da questa famiglia mi ha preservato, perché in realtà molte persone che... a cui non viene riconosciuta la dislessia e le cui famiglie non sanno che cos'è, vengono scambiati per ragazzi che non vogliono studiare, ragazzi poco intelligenti, ragazze e ragazze poco intelligenti e molto spesso fonte di liti, qualunque cosa. Ricordo un libro che avevo letto proprio di Gaia Junior che si chiamava Io sono Juliet. E c'era questa bambina che andava a scuola, eccetera, e aveva questo amico, aveva bambina con problemi, con la mamma che la picchiava, quelle robe di Gaia Junior che erano veramente terrificanti. E c'era questo amico che diventa suo amico, che è dislessico e viene scambiato per scemo, eccetera, eccetera, e i genitori di tutto, finché a un certo punto non va a vivere dalla zia e si capisce che cos'ha e va, inizia ad andare benissimo a scuola perché capisce come fare. Però molto spesso succede così, ci sono tantissime persone che non lo sanno neanche ancora adesso, ci sono tante persone che l'hanno in modo lieve, ci sono tante persone che non l'hanno in modo lieve, magari non hanno studiato perché pensavano di non essere in gamba, ecco, quindi è molto brutto, perché comunque in realtà non è una intelligenza inferiore, ma è un modo diverso in cui funziona il cervello, perché io... Non solo mi ricordo una pagina, ma se io guardo una pagina e devo cercare un nome o un numero, lo trovo molto prima di un'altra persona.
perché io scannerizzo la pagina e cerco la forma. Quindi non è una mancata intelligenza. Il problema è che viene scambiata per tale. Quindi la mia carriera scolastica è proseguita nonostante tutto, i miei genitori hanno deciso di non farmi certificare, mia mamma ha deciso di non farmi certificare perché allora era un po' come un bollarmi, nel senso che quando lei è andata a dire agli insegnanti, agli elementari, guardate che lei non riesce per questo, perché è dislessica, non è che... E la maestra ha detto, vabbè, allora non la farò leggere in classe. Io non ho mai letto ad alta voce, terrorizzata da leggere ad alta voce, ancora adesso ho delle grosse difficoltà comunque a leggere ad alta voce. E mi ricordo una volta che mi sono fatta coraggio e ho deciso di leggere ad alta voce al matrimonio di un'amica, un'intenzione, e ovviamente poi ho cambiato le ultime parole. Perché? Perché me l'ero letta talmente tante volte che l'avevo ricordata, e ricordata in modo diverso, perché puoi figurarsi quando sei agitato, peggiora ancora di più, però insomma. E non sono stata considerata sempre poco portata per l'italiano, per la scrittura, nonostante io ami scrivere, cioè voglio dire, c'è un blog con 1000 articoli, ci sarà un motivo, ho pubblicato 2 libri, ci sarà un motivo, voglio dire. Tra l'altro uno dei libri l'ho appena rimesso su Amazon, quindi se volete potete trovarlo qua, è il mio manuale Cosa mi metto, manuale di moda per principianti, è proprio, ci sono tutte le forme del corpo, tutti i disegni, tutto è stupendo, quindi andate a darci un'occhiata. E però nonostante questo venivo molto, molto scoraggiata da questo punto di vista. Poi avevo imparato molte tecniche, diciamo che una volta imparata a scrivere, cioè a scrivere e a leggere, a parte qualche errore che però agli elementari era anche un po' più tollerato, agli elementari non ho avuto grossi problemi, perché io comunque andavo a scuola, ero più o meno nelle prime file, la maestra spiegava, non lo so, la roba sugli egizi, spiegava una cosa nella paginetta, era una pagina, e io tornavo a casa, la guardavo, cioè la sapevo perché l'avevo ascoltata, il giorno dopo la sapevo perché l'avevo ascoltata, no? Quando invece abbiamo iniziato le medie, io ho iniziato ad avere sempre problemi di storia, come mio padre, sempre storia, perché l'insegnante aveva dato 3 pagine, e come ti insegnano a studiare? Ti insegnano a leggere 3 volte ad alta voce e poi ricordartela, no? Perché cioè, io tra l'altro, c'è mio cognato che ha 12 anni meno di mio marito, quindi 17 anni meno di me, e mi ricordo quando era alle medie o a fine elementari che studiavo con lui, no? Lui la leggeva e poi la sapeva, no? La leggeva 3 volte e la sapeva. E, al massimo il problema è che non aveva voglia di studiare, ma lui la leggeva 3 volte e la sapeva, io no. Cioè, se a un dislessico fai leggere una cosa ad alta voce, tendenzialmente non si ricorda quello che sta leggendo, perché sta mettendo talmente tanta fatica a leggerlo che la fatica è nel leggerlo, non si ricorda quello che sta leggendo. Se comunque glielo fai leggere a bassa voce, io ci mettevo talmente tanto a leggere queste 3 pagine che non mi ricordavo poi quello che c'era all'inizio. E mia madre lì è subito intervenuta aiutandomi con questo metodo, per cui io leggevo un paragrafo e a fianco scrivevo 2 o 3 parole che mi ricordavano il contenuto del paragrafo, e via così. In quel modo problemi tutti risolti, quindi siamo passati subito da una D a una B. E c'erano le lettere quando ero alle medie. Al liceo poi i problemi... Sì, ci sono stati un po' col latino, mia mamma ha dato una mano, ci sono stati un po' con l'italiano, ma poi col latino, cioè, sinceramente iniziavano a essere problemi del tipo che finché c'erano da imparare le regole, eccetera, ero bravissima, con le versioni non lo ero, perché l'insegnante ce ne dava poche, quando ce le dava poi a lezione, al compito in classe, praticamente mi capitava di copiare il compito di quello davanti, poi modificare le parole che non sembrasse uguale, lui prendeva 9, io prendevo 4, quindi iniziava a esserci, non so come dire, un pregiudizio in tutto questo, quindi non più di tanto, io continuavo a essere molto brava in matematica e quindi non c'erano problemi. All'università ancora meno problemi, perché nel momento in cui devi studiare delle formule, io ho un po' di problemi anche con i numeri, nel senso che dico, nella mia testa mi dico quello è 57, il mio cervello in realtà ha memorizzato che è 75 e non 57, e quando torno, avete presente al reparto di frutta e verdura del supermercato, no? Vai a prendere i carciofi, li metti nel sacchetto e dici
57, ok, vai alla cassa e dici, secondo me non era 57, era 75, però nella tua voce ti sei detta 57, vai a guardare, infatti era 75, però è, diciamo, l'unico problema che ho, e sapendolo, sta arrivando qualcuno, Harlock? Sapendolo è comunque abbastanza limitato. Sul lavoro, invece, quando lavoravo come ingegnera, non l'ho mai detto. E questo perché verso i dislessici c'è proprio questo stigma, cioè nel senso, io non volevo che potenziali errori che potevo fare potessero essere assimilati a questo e fossi giudicata meno valida, meno capace per quello, soprattutto perché, come vi ho raccontato in questo video, i primi 2 anni e mezzo di lavoro li ho passati in un posto dove mi facevano solo disegnare e non fare i calcoli perché ero una donna, detto proprio anche in faccia, quindi... non era il caso aggiungere un'altra ragione, però devo dire che mano a mano negli anni mi dà sempre meno problemi. Quello che trovo molto fastidioso, motivo per cui scatto anche molto, sono le persone che maleducatamente mi segnalano negli errori, nel senso che sapendo che sono dislessica o anche non sapendolo, ma essendo delle persone cortesi, se in un testo di Instagram scritto al computer o magari in un post di una stories scritto di corsa mentre stai girando il sugo oppure ti sei ricordata che il cane doveva mangiare, faccio un errore, ci potrebbe essere qualcuno che molto gentilmente mi dice: guarda, volevo segnalarti che che lì c'è un errore. Ah, ok, grazie, vado a correggere, guarda lì, non c'è problema. E invece ci sono in giro una serie di grammar nazi, come vogliamo chiamare, li chiamiamo così, che danno sempre per scontato che cioè si reputano i puristi della lingua italiana, e i puristi o le puriste della lingua italiana, e danno sempre per scontato che una persona che fa un errore, che sia di ortografia, nel senso A senza H, o sia di disattenzione, nel senso invertire 2 lettere, quindi non un errore di ortografia in cui non sai come è scritta quella parola, oppure ti sei dimenticato l'H perché eri in corsa, o cosa che mi capita molto meno, a me capita molto di più l'inversione delle lettere, o comunque scrivere una parola male, i refusi si chiamano, nel momento in cui una persona fa questo tipo di errore, loro pensano... vedi, non stima la lingua italiana e se ne frega di come bisogna scriverle, non sa come si scrivono le cose e quindi è ignorante, incurante e maltratta la lingua italiana di proposito, perché poi è questo il punto, cioè nel senso, invece che pensare che ci sono una serie di motivazioni per cui una persona, vuoi perché aveva un mal di testa fotonico, vuoi perché il bambino non stava cadendo dal divano, vuoi perché aveva lavorato tutto il giorno ma doveva comunque fare quella roba lì, vuoi perché è dislessica, commette degli errori di disattenzione e perché è dislessica leggendo non li vede. È una cosa che purtroppo succede spesso e devo dire che, non solo a me, cioè ovviamente, e devo dire che la trovo particolarmente maleducata, nel senso che è un po' come se io, che insegno alle persone quali sono i vestiti che le valorizzano di più, nel momento in cui vedo una persona che ha scelto un pantalone che le cade male sulla gamba, andassi a dirle, a parte che dovrei stare zitta, ok? Se una persona vede una persona con un pantalone che cade male sulla gamba, io di default penso, sarà dimagrita tanto e quindi ora non ha più vestiti più stretti, vorrà stare comoda, le farà male una gamba, le sarà stretta la pancia, si è vestita al buio perché il bambino tutta la notte ha urlato e finalmente ora sta bene, sarà andata di corsa da sua madre perché sta male, ci avrà un problema grave di lavoro, di che cacchio ne so, le è successo qualcosa, ok, qualunque sia la ragione, oppure le piace così da morire perché le piace così. La cosa peggiore che potrei fare è andare da qualcuno e dirle: guarda che quel pantalone non ti sta bene, ti cade malissimo e proprio non ci puoi uscire vestita così. Ok? Allo stesso modo non si va da una persona che ha commesso
che ha fatto un errore per qualunque ragione a approcciarsi in questo modo. Posto che se mi segnate agli lati gli errori in modo cortese, io sono contenta perché mi hai dato una mano. Io ho una persona pagata che mi corregge i post sul blog, i post su Facebook, le newsletter e la parte più grossa di tutte le consulenze che faccio scritte. Quindi tendenzialmente cerco di ridurre gli errori al minimo, però alcune cose le devo scrivere io e non posso avere il copywriter che mi corregge tutto, ok? Poi un giorno prenderò un assistente e si passerà al vaglio questo. Però figuratevi che ho sbagliato anche il cartello da mettere sopra il box. Tra l'altro l'ho fatto leggere a una persona e non li ha visti neanche lei gli errori, quindi quello che vi voglio dire è che se una persona è dislessica, è una persona, soprattutto se è adulta, è una persona che per anni ha subito una serie di stigma per la sua intelligenza, quindi è stata reputata poco intelligente e quindi a maggior ragione reagisce male a una serie di correzioni. Per quanto riguarda la dislessia e per quanto riguarda le persone in generale, non si deve pensare alla lingua, la parola. Ok? Cioè, è importante scrivere anno con l'H, è importante non scrivere fischi per fiaschi, ma ancora più importante è che una persona si senta serena, sicura di sé e accolta dagli altri, piuttosto che scriva anno con l'H. Cioè, cos'è più importante? È più importante andarle a dire, guarda, mi sa che lì hai dimenticato questo. Ah, ok, fantastico, vado a correggere. Perché molto spesso il mio lavoro è stato tacciato di trascuratezza, e peggio, perché ogni tanto si commettono degli errori di ortografia. Il punto è che io mi sono interrogata, nel momento in cui ho aperto il blog nel 2010 me ne sono interrogata. Io non posso fare un lavoro perfetto. Non posso fare un lavoro perfetto, primo, perché non sono Vogue. Sono una persona che si mette lì, scrive, cerca le immagini, ci mette le fonti e cerca di fare il lavoro migliore possibile. Secondo, perché sono dislessica. L'alternativa sarebbe non scrivere. Cioè, io non ho la possibilità di scrivere nel modo più corretto possibile. Ho la possibilità di scrivere come scrivo io, sia come stile, sia come parole, farmi aiutare da qualcuno per correggere e ogni tanto commettere degli errori. E va bene lo stesso. Io penso che se sei una persona dislessica e stai guardando il tuo video, questo video, io capisco che hai sofferto, hai avuto delle difficoltà, soprattutto se come me è successo negli anni 90, soprattutto se non è stato diagnosticato e quindi non hai capito che non era colpa tua. Però io penso che la prima cosa importante da dire è, oppure se hai un figlio o una figlia dislessica, che non è una limitazione di intelligenza. Devi trovare un modo diverso per studiare, un modo diverso per ricordare le cose, un modo diverso per leggere. Io penso che leggere tantissime cose che ti piacciono sia utilissimo. Chi se ne frega se sono dei Gaia Junior o sono romanzi per bambini o sono fumetti. L'importante è leggere. A me piace anche leggermi, voglio dire, non lo so, Delitto e Castigo, però è perché piace a me. Se ti sforzi di leggere delle cose perché vanno lette, farai ancora più fatica, trovi delle cose che ti piacciono da morire. Io mi sono letta in un periodo tutti i libri di Nicola Sparks. Non è alta letteratura, ma sono parole che entrano nella tua testa e sono molto 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 utili. Lo stesso in inglese. Per esempio io ho iniziato a leggere in inglese leggendo libri che avevo già letto in italiano, che mi erano piaciuti. Ho iniziato leggendo i libri di Sophie Kinsella, la serie di Love Shopping, che tra l'altro non mi era piaciuta particolarmente, ma sono libri molto leggeri, molto corti, qui sai già cosa sta succedendo e non hai grosse difficoltà. Leggere libri che invece non sai è molto molto più difficile. E soprattutto non aver paura di difenderti, non aver paura di spiegare che cos'è la dislessia, perché tanta gente non lo sa, tanti adulti non lo sanno. Io quando racconto questa cosa di io vedo la forma della parola, non le lettere una dopo l'altra, la gente sì, così. E quindi non aver paura di spiegarlo,
Io penso che non bisogna essere gentili a tutti i costi, la gente va educata, quindi tendenzialmente le persone che mi hanno aggredito per degli errori e a cui ho risposto sono dislessica, si sono vergognate, non sempre, ma tendenzialmente si sono vergognate, sono dislessica, sono veramente dislessica perché a volte viene usato come, ah, come sono dislessica, come dire faccio degli errori, no. Dislessica è una cosa, è una situazione, quindi non usatelo così come intercalare, se non lo siete davvero. E niente, direi che 30 minuti sulla dislessia sono più che sufficienti. Spero che questo video vi sia piaciuto e sono argomenti molto diversi da quelli che tratto, ma penso che siano argomenti importanti di cui parlare e non ne ho sentito parlare tantissimo, quindi così come per l'alopecia, e se non l'avete visto vi lascio il video qua, penso che siano cose importanti. Ce ne sono altri di questo tipo di video che vorrei fare, ma per il momento ci vediamo la prossima settimana. Ciao!